Nella metà degli anni 70, Henry Gadsden, direttore della Merck, una delle più grandi case farmaceutiche del mondo, informò la rivista Fortune che voleva che la sua ditta diventasse come il fabbricante di gomma da masticare Wrigley e quindi poter vendere a tutti, persino a chi è sano. Il sogno di Gadsden si è avverato? È il marketing ora al timone di una delle più redditizie industrie sulla Terra? Gli psicofarmaci stanno davvero venendo pubblicizzati come lo è la gomma da masticare? Gli psicofarmaci vengono pubblicizzati su due fronti. Il primo è quello delle campagne di vendita dirette ai dottori, psichiatri e altri operatori sanitari che prescrivono. E il secondo è quello di promuovere gli psicofarmaci ai consumatori stessi, voi. Fino a poco tempo fa, però, si vedeva di rado pubblicità di psicofarmaci in televisione perché per legge erano tenuti ad elencare tutti gli effetti collaterali, una lista fin troppo lunga per uno spot televisivo di 30 o 60 secondi. Ma nel 97 i lobbisti pharma esercitarono pressione sul congresso statunitense di mitigare la regola, consentendo loro di menzionare solo qualche effetto collaterale. Con questo semplice cambiamento, promuovere gli psicofarmaci alla TV americana tutto d'un tratto divenne possibile. E questo aprì le chiuse di un torrente di pubblicità che si impennò da 595 milioni di dollari all'anno nel 1996 ai 4,7 miliardi di dollari al giorno d'oggi, un aumento di quasi il 700%. They directed consumer advertising on television. They don't give that message that in order to be healthy you need to be off drugs. They don't give you that message. They give you the message that oh, you have a problem, you have an issue. Here's the drug that'll fix you. E ingenti somme di denaro inculcano ben bene quel messaggio. Lo spettatore medio americano ogni anno ora vede la bellezza di 16 ore di pubblicità su psicofarmaci. The pharmaceutical industry reaches right into our living room on a daily basis and tries to convince us that we have this problem that they can solve with a pill. That's dangerous. If you watch any primetime TV, if you watch any primetime news, you're going to get multiple advertisements for whatever the current med is of choice. On television, there are ads now that say, you have got this condition and you're feeling miserable, ask your doctor to give you this pill. Take this pill, it's over the counter. We're being taught, our society really pushes the idea of quick, simple answers. Ask your doctor if Abilify is right for you. Ask your doctor about Cymbalta. Talk to your doctor about Zoloft. Ask your doctor about Prestige. Ask your doctor if it's right. Talk to your doctor about the risks and benefits of adding Abilify. If you can convince somebody that they've got a medical or biological problem, that the only thing that solves it is a pill, stands to reason you're going to sell more pills. Per vedere quanto efficace fosse questa strategia di marketing del chiedi al tuo dottore, uno studio patrocinato dal National Institute of Mental Health nel 2005 inviò degli attori professionisti da dottori e psichiatri con la scusa di essere depressi, richiedendo un antidepressivo ben preciso. Il 50% di loro ricevette una prescrizione per lo psicofarmaco che richiesero e anche se l'attore non l'aveva chiesto per niente, un terzo delle volte riceveva una prescrizione. The doctors feel tremendously pressured to please the patient, to prescribe what the patient is asking for. Nobody likes being labeled as the doc who didn't do anything for me. The doctor is a businessman, and he knows that if he doesn't fulfill that patient's request, there's a probability that that patient will go elsewhere because he'll find somebody that's willing to prescribe that drug. It should be the doctor's choice. It should be the doctor's evaluation driving the use of any medication. It shouldn't be giving a patient the opportunity to see something on TV and come in and ask for it by name, because doctors then are immediately put in a situation where they feel pressured to pull out the prescription pad, whereas they should have come to that conclusion based on their actual clinical data. Ma far venire il paziente a richiedere psicofarmaci per malattie inesistenti ha tolto l'autorità dalle mani dei dottori. E questo grazie alle campagne di marketing sugli psicofarmaci che riempiono le tasche delle emittenti. La pubblicità televisiva sugli psicofarmaci, per esempio, assorbe il 55% del budget di pubblicità diretta al consumatore delle case farmaceutiche.
e stime mostrano che se tale pubblicità televisiva venisse bandita, le vendite dietro prescrizione nei soli Stati Uniti crollerebbero di 10 miliardi di dollari. Anche le riviste e altra pubblicità stampata dipendono dalle case farmaceutiche per i loro fondi pubblicitari, più di 1,8 miliardi di dollari all'anno. Ma è qualcosa di positivo? Questi colossali introiti pubblicitari truccano ciò che vediamo nei mass media. You know, obviously the advertising pays for the television programs. So the real money is in the advertising, not in the television program. So that's where the money is. I don't know of too many magazines that want to run huge advertisements blasting the drug companies that are paying for the magazine on the next page. They're going to take a lot of heat and people are going to pull their ads if they start doing that. So again, you have a huge conflict of interest at play with the mass media. Questa partnership fra l'industria farmaceutica e mass media si estende anche agli annunci di pubblica utilità che promuovono le malattie psichiatriche. Kids with ADHD or you have postpartum depression. Still dealing with depression? It could be your time for change. Gli psichiatri appaiono in primo piano a promuovere gli psicofarmaci in spezzoni che sembrano notiziari, ma che in effetti sono spot pubblicitari prodotti dalle ditte farmaceutiche. Nei notiziari gli esperti interpellati sono relatori autorizzati delle case farmaceutiche e tali psichiatri di rado dichiarano i propri legami finanziari. Di conseguenza, il settore della salute mentale dei mass media raramente devia dalla politica psichiatrica. Gli psicofarmaci vengono menzionati nei film e dalla televisione, come il Prozac nella serie televisiva I Soprano e Zoloft, mostrato nel film Il Sesto Senso. Questo battage pubblicitario non si limita ai veicoli di diffusione audiovisiva. Anche le pubblicazioni abbondano di propaganda farmaceutica fatta passare per notizie e fatti. All you have to do is look at any accepted magazine in America today, whether it be an even a woman's journal or a men's journal, there's always some type of pharmaceutical product that's being focused. And they've gone so far as to give away free samples. All you have to do is write in this coupon. E il messaggio degli psicofarmaci si è persino infiltrato nella pubblica emittente radio patrocinata dai contribuenti. Per esempio, lo psichiatra Frederick Goodwin per anni ha presentato un talk show dove ha difeso l'uso degli psicofarmaci. Come sentiremo oggi, il dottor Goodwin rassicurava i suoi ascoltatori: i trattamenti moderni, specialmente gli stabilizzatori dell'umore, si sono dimostrati innocui ed efficaci nei bambini bipolari. Quello che non dichiarò era che sarebbe stato pagato $2,500 dalla casa farmaceutica GlaxoSmithKline per tenere una conferenza quella stessa sera per promuoverne lo stabilizzatore dell'umore, l'Amygdal. E non è finita qui. La settimana in cui il dottor Goodwin diceva agli ascoltatori che non c'è prova scientifica attendibile che colleghi gli antidepressivi alla violenza o al suicidio, si intascò $20,000 dalla Glaxo, che aveva già ammesso di aver taciuto studi secondo i quali il suo antidepressivo Paxil accresceva il rischio di suicidio. Ulteriori indagini rivelarono che Goodwin aveva mancato di dichiarare più di $1,3 milioni in pagamenti da ditte farmaceutiche. È possibile che tali conflitti di interessi possano impedire ai mezzi di comunicazione di massa di svelare la verità nuda e cruda sugli psicofarmaci? As long as we have direct consumer advertising and the marketing dollars of the pharmaceutical companies put into it, you will not hear a companion story or any information about a school shooter or a person who went to their work and killed all their family members and friends. You will never hear whether or not they were on a medication. What you will hear is how depressed they were. And you'll have consultant after consultant and psychiatrist after psychiatrist coming up and being interviewed to discuss how mentally screwed up this person was and how they weren't doing their treatment the way they were supposed to, or they didn't seek treatment when they should have. Questa storia ha protetto gli psichiatri e i loro psicofarmaci per decenni. Per capire come mai la si sente così spesso, non bisogna che dare un'occhiata al bilancio. Come parte di grandi colossi corporativi, le ditte dei mass media di questi giorni si occupano di far soldi. E per i loro dirigenti, tenere alti i prezzi azionistici fa parte delle mansioni professionali. E quando gli stanziamenti pubblicitari farmaceutici sono il tuo sostentamento, le probabilità che tu ti metta ad agitare le acque sono poche.
E con le fonti tradizionali implicate a tal punto, ci si potrebbe chiedere se i dati offerti sugli psicofarmaci siano veramente tutta la verità. E che dire dell'internet? Beh, gli psichiatri e le case farmaceutiche stanno già promuovendo gli psicofarmaci anche nel cyberspazio, con pochissime restrizioni. If a patient goes online and looks up a drug and puts in a drug's name, and there'll be a bunch of sites that come up, many of those sites will be funded by the drug companies, but you won't be able to tell from the site. You'd have to, you know, dig up, if at all, you may have no idea that that site was funded at all by the drug company. And especially those ones like Ask a Doctor, those are definitely drug company driven. Tramite ogni punto di diffusione che possono influenzare, gli psichiatri e le case farmaceutiche si alleano per trasmettere questo incessante messaggio. Sei malato, abbiamo la soluzione e chiedi al tuo dottore. Le donne sono un bersaglio particolare di queste campagne, sia tramite riviste che talk show diurni. Sembra che funzioni perché quasi 2/3 di tutti gli psicofarmaci vengono assunti da donne. We don't get the full truth because the media is owned by Big Pharma. You just turn on your radio or open your newspaper and you'll find ads. They're not going to bite the hand that feeds them. They don't tell the truth. It's a vicious cycle because the more these drugs are marketed, the more people want to take them. The more money goes to pharma to market more drugs. Ma nonostante il loro successo, agli psichiatri e alle case farmaceutiche per cui lavorano non bastano le campagne di mass media. Così la loro strategia successiva è come convincere un numero persino maggiore di persone ad assumere psicofarmaci, rimanendo pur sempre un'influenza nascosta.